Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video prepartita di Milan-Lazio, match valevole per i quarti di Coppa Italia. Prima di cominciare però ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ricordiamo che per chi si iscrive e fa iscrivere altre due persone, c'è la possibilità di essere ospite con noi in una live. In descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet ufficiale www.acmilaninside.com. Bellissimo, meraviglioso, in costante aggiornamento e sempre sul pezzo con articoli freschi e reali. Allora ragazzi, match di Coppa Italia contro la Lazio che si prospetta insomma impegnativo chiaramente dato il reparto offensivo che si ritrova la squadra biancoceleste con i vari Savic, Luis Alberto, Pedro, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson, insomma oggettivamente è un bel reparto d'attacco. Match che il Milan come si appresta ad affrontare. Il modulo schierato da Mister Pioli sarà sempre lo stesso, con alcuni rientri, un turnover minimo controllato, oserei dire, ma che vedrà in porta il nostro custode di San Siro, Magic Mike, Iron Mike Maignan. Difesa a 4 con Florenzi a destra che giocherà il suo personalissimo derby. Al centro dovrebbero partire ancora Kalulu e Romagnoli, con la possibilità per Tomori di entrare e mettere un po' di minuti nelle gambe. A sinistra ci sarà obbligatoriamente Theo Hernandez, visto che sarà squalificato per una giornata. Il referto del giudice sportivo ieri ha sancito che sia una la giornata di squalifica per Theo Hernandez. Quindi, visto che salterà la Sampdoria, sarà titolare stasera. Anche perché così Calabria riposa un attimino dopo essere tornato dall'infortunio e sarà pronto per domenica, dove probabilmente poi arrivato a quel punto giocheranno Florenzi e lo stesso Calabria sugli esterni, oppure magari rientra Tomori e mette Kalulu a sinistra, insomma vedremo. A centrocampo, che sì, sicuro arretra dalla posizione di trequartista e uno tra Tonali e Bennacer. Potrebbe un attimino riposare Sandrino e giocare l'Algerino, fa tutto rima, e quindi vedere la coppia Bennacer che sì. Per quanto riguarda la tre quarti, cambiano due terzi della tre quarti che ha giocato nel derby contro l'Inter. A sinistra ci sarà ancora Leao, quindi un po' di straordinari per Leao, con anche qui la possibilità che Rebic, che è tornato in gruppo, entri per mettere un po' di minuti delle gambe. Al centro torna Brahim Diaz titolare. Speriamo che il derby sia stato un po' la svolta della stagione per Brahim, che era cominciato veramente benissimo. Sembrava essere la stagione dell'esplosione definitiva. Poi dal Covid ha avuto questo calo, dal quale sembra iniziato a riprendersi sabato. Speriamo. A destra dovrebbe quasi sicuramente partire titolare il brasiliano Junior Messias. In avanti ci sarà ancora Oliviero, Bombervero, Giroud, con la possibilità di esordio a partita in corso per Marco Lazetic. È chiaro che è una partita stuzzicante, bella, sarà combattuta. Nell'altro quarto di finale che ci vedeva interessati per un'ipotetica semifinale, ieri l'Inter è passata 2-0 contro la Roma. Ci sarebbero da fare parecchie domande al mister portoghese della Roma, che questa volta non si è lamentato per un fallo sul secondo gol.
Ci sarebbe da chiedere anche perché Abraham, punta centrale che potesse mettere un attimino in difficoltà la difesa dell'Inter, praticamente giocava esterno a destra, soprattutto nel secondo tempo. Però, vabbè, fatto sta che l'Inter ha vinto, è passata, arrivederci e grazie. Quindi, in un'ipotetica semifinale, se dovessimo passare oggi, affronteremmo ancora nuovamente i cugini. Quelli là, insomma, dai, due volte perché poi la semifinale è andata e ritorno. E per quanto riguarda la Coppa Italia in sé, io sinceramente non la vedo come un intoppo, anche perché c'è la possibilità effettivamente di giocarsela e di vincerla e tornare a vincere dopo un po' di anni. Servirebbe tanto. Sia per i tifosi, ma soprattutto per il processo di crescita della squadra e, diciamocela la verità, servirebbe anche a Pioli per effettuare un po' quello step da buon allenatore ad allenatore affermato. Dice, con una Coppa Italia non è la Coppa Italia in sé, è la vittoria di un trofeo. Lazio, che dovrebbe schierarsi insomma con i soliti, non ci sarà Acerbi, ci saranno Stracoscia, in difesa dovrebbero esserci Marusic, Luis Felipe, Patrick forse, e a sinistra Isai, Lucas Leiva davanti alla difesa, Savic, Luis Alberto davanti, Zaccagni, Pedro, Immobile. Questo è quello che ci si aspetta stasera, che il Milan insomma prosegua il buon momento post Spezia, perché alla fine dei conti anche il pareggio con la Juve, vero, vedendo la partita magari avremmo anche meritato di vincere, però alla fine dei conti un pareggio con la Juve ci può stare. Quindi pareggio con la Juve, vittoria nel derby, non bisogna fallire né la partita di oggi né soprattutto la partita di domenica, perché vanificherebbe quanto di buono fatto nel derby. Questo è quanto ragazzi, rimanete sempre online perché ci saranno tutte le dichiarazioni pre-partita, post-partita, pagelle, analisi, poi domani il Bar Inside, tutto ciò che riguarda il fantastico mondo del Milan. Solo su Milan Inside. Ricordatevi il sito fantastico, meraviglioso, www.acmilaninside.com, tutti i profili social qui in descrizione, il like gentilmente, iscrivetevi al canale voi e fate iscrivere degli amici perché poi potreste essere nostri ospiti in una live. E attivate la campanellina, se no non vi arrivano le notifiche, quindi dici ma io mi sono iscritto, non mi arriva quando fate il video. E devi attivare la campanellina, se no poi non arriva niente. Va bene? Io vi ringrazio ancora e sempre Forza Milan, ragazzi.